recuperato, dato che ieri sera non me l'ero vista, la partita, la semifinale, anzi la finale d'andata, mi fa un po' strano parlare di finale d'andata, ma è così, di Coppa Italia, Serie C tra Juventus e la Nerosse Vicenza. Purtroppo i ragazzi della Next Gen hanno perso per 2-1, una partita secondo me tutto sommato divertente per essere una partita comunque di Serie C, quindi di una categoria inferiore rispetto a quelle che sono abituato a vedere, anzi un paio di categorie inferiori. Purtroppo la Juventus perde in gol Ealing Junior dopo una giocata di Sule direttamente da calcio piazzato, un'ottima punizione che si infrange sulla traversa e sul tap-in arriva proprio Ealing Junior di testa che va a fare l'1-1 perché la Juventus era andata in svantaggio. Il Vicenza aveva trovato il gol dell'1-0, avevano giocato all'Allianz Stadium appunto questa finale d'andata. Sule è apparso in gran forma, veramente un giocatore quasi imprendibile che sgusciava via talvolta con delle azioni personali di livello molto molto alto. E poi verso il finale della partita la beffa con il gol del 2-1 a pochi minuti dal 90esimo, una perla di Gimenez che al giro con il mancino va a cercare l'incrocio dei pali e trova un gol veramente molto molto bello. Reazione della Juventus che prende una traversa con Pecorino dopo qualche istante, proprio dal gol del vantaggio del Vicenza. Peccato, tra un mese circa si giocherà il ritorno e lì si deciderà chi andrà ad alzare questo trofeo. Quindi in bocca al lupo ai ragazzi della Next Gen, in bocca al lupo anche ai nostri ragazzi della prima squadra che ieri sera sono scesi in campo. Tra l'altro si parla di un Barnechea anche molto più da identificare come giocatore della prima squadra piuttosto che giocatore dell'under della Juventus, perché a quanto pare ha conquistato Allegri con la prestazione contro il Toro e io sono sempre molto contento quando un ragazzo riesce ad essere aggregato alla prima squadra. Ieri sera non ha giocato Huijsen, era squalificato. Quanto pare nella finale di ritorno invece sarà disponibile, un po' come era successo nella partita di semifinale, dove Huijsen poi è risultato appunto decisivo con quella doppietta che ha portato la Juventus ai calci di rigore fino alla finale. Ci sono alcune cose che non mi sono piaciute in queste ultime ore, lato Juventus. Sapete bene, no? Sappiamo tutti come funziona il giochino. Quando si parla della Juventus, ah, che bello, anche se non c'entra niente, anche se lavoriamo per altre squadre, anche se in questo momento è completamente decontestualizzato, parliamo della Juventus. Parliamo della Juventus. E alcune cose ve le voglio portare, perché secondo me siamo ai dei livelli proprio, forse anche troppo eccessivi. Non parliamo di calcio, oggi è veramente una chiacchiera da bar su alcune notizie, su alcune informazioni, su alcuni post che ogni tanto leggo veramente e non mi capacito. Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Vlahovic segna la metà di Jovic e Cabral, lui 10 gol e 2 su rigore, loro 20 e abbiamo anche 70 milioni in più. Operazione eccellente. Che sia stata un'operazione eccellente per la Fiorentina, io non ho dubbi, perché vendere un giocatore che andava in scadenza una cifra così alta è assolutamente un'operazione di successo per una squadra come la Fiorentina che cerca di crescere talento per poi rivenderlo, ha guadagnato quello che solitamente fattura in una stagione o addirittura di più, quindi assolutamente un'operazione super super eccellente, non solo eccellente, super super eccellente. Però la valutazione tecnica sul fatto, numerica, sul fatto che lui 10 gol e 2 su rigore, loro 20, secondo me lascia un po' il tempo che trova. Intanto perché non ci sono stati 70 milioni acquisiti dalla Fiorentina così cash, perché è vero che il cartellino di Luka Jovic arriva dal Real Madrid a titolo gratuito con eventualmente una sorta di diritto su quello che guadagnerà la Fiorentina cedendo il calciatore, quindi il Real Madrid andrà a incassare una clausola relativa alla vendita, ma Cabral è stato pagato tra i 15 e i 20 milioni di euro, quindi non è vero che sono 70 milioni di euro in più, è già questo. È un puntino, ma andiamo a vedere un attimo le statistiche di Jovic: 21 partite in Serie A, 3 gol, 2 partite in Coppa Italia, 1 gol, 9 partite in Conference League, 6 gol, per un totale di 32 partite e 10 gol segnati, di cui soltanto 3 all'interno del campionato nel quale gioca. Il bottino più grande all'interno di una competizione come la Conference, che è l'ultima, la più bassa targata UEFA dopo la Champions, che è quella più alta, l'Europa League, che è la seconda. Andiamo a vedere i dati di Arthur Cabral: 19 partite, 5 gol in Serie A, quindi sta facendo meglio rispetto a Jovic.
una partita in Coppa Italia, 0 gol, 9 partite in Conference League, 5 gol, per un totale di 29 partite e 10 gol. Quindi insieme sì, hanno fatto 20 gol, di cui soltanto 8 in campionato, giocando quasi 60 partite, stiamo parlando di 61 partite in due per 20 gol. Vlahovic, che ha avuto dei problemi, è stato fuori tanto, infatti ha giocato meno partite degli altri giocatori, 15 partite, 8 gol, una in Serie A, una in Coppa Italia, 0 gol, 5 in Champions, 1 gol, 2 in Europa League, 1 gol, per un totale di 23 partite, 10 gol. Statisticamente mi pare che Vlahovic stia rendendo meglio, a maggior ragione in un momento in cui la Fiorentina comunque riesce a produrre gioco e negli ultimi metri è da sempre con la sensazione di essere inefficace. L'uscita del patron della Fiorentina mi sembra quanto più... non dico evitabile, quanto più rivedibile, perché se si parla di queste cose bisognerebbe almeno capire che cosa si sta dicendo, se no si sta soltanto buttando un po' di parole al vento senza alcun tipo di fondamento. Quindi questa è una delle prime cose che quando leggo non posso fare altro che commentare, perché stiamo parlando di inesattezze o comunque di cose... così per dire. La seconda è legata alla questione Dybala e gli stipendi che la Juventus dovrebbe dare a Dybala, garantire a Dybala. Si parla di oltre 3 milioni, quasi 4 milioni di euro che la Juventus ancora dovrebbe a Paolo Dybala per quanto riguarda gli stipendi arretrati, e si parla addirittura di una richiesta di risarcimento da parte di Dybala, dall'avvocato di Dybala, per il mancato rinnovo di contratto. Ora, da questo punto di vista credo che non ci possa essere niente, perché una società è libera di decidere se rinnovare oppure il contratto a un calciatore. La cosa degli stipendi mi fa molto ridere, perché viene fuori oggi il 3 marzo, a un paio di giorni da quella che sarà la partita del 5 marzo, Roma-Juventus a Roma, con Dybala che gioca nella Roma. È una novità, è una notizia questa di Dybala? Sì, lo è, ma non è freschissima, quindi non è una novità. Dybala era stato ascoltato settimane fa e non capisco perché sui giornali, sulle prime pagine, debba uscire oggi questa notizia. O meglio, in realtà io lo capisco, e si tratta proprio di quello che vi dicevo anche ieri: Roma-Juve è già iniziata, le parole di Mourinho me l'hanno fatta iniziare. Ora si mette anche la stampa con delle notizie riportate dopo un certo lasso temporale nel quale erano rimaste in naftalina. Adesso che si avvicina proprio Roma-Juve, non è il momento giusto di parlare di queste cose? Probabilmente sì, lo è proprio così. Terza cosa che più che fastidio mi ha fatto sorridere, perché ho visto una clip della Bobo TV in cui si parlava di cicli vincenti, e Daniele Adani diceva che il ciclo vincente, l'unico ciclo vincente in Italia negli ultimi anni, è quello del Napoli. Sentivo Ventola che andava a controbattere dicendo e anche l'Atalanta, e sentivo Cassano che interveniva e diceva: ragazzi, di cicli vincenti in Italia ce n'è stato uno solo negli ultimi anni, ed è quello della Juventus. Ed è stato smentito il fatto che la Juventus abbia aperto un ciclo vincente in quasi una decade in Italia dal fatto che si guarda il risultato e non la costruzione. Se si parla di ciclo vincente, si guarda il risultato. Se si parla di percorso, di costruzione, di miglioramenti, si possono guardare mille squadre, ma soltanto una squadra in Italia ha avuto un ciclo vincente negli ultimi 10 anni, della Juventus. Ci sono altre squadre che hanno vinto saltuariamente: il Napoli ha vinto qualche Coppa Italia, ma non ha aperto un ciclo vincente. La squadra che è andata più vicina ad aprire un ciclo vincente, un mini ciclo vincente, magari per quelle che sono le potenzialità, è stata la Lazio, che ha vinto diverse Coppa Italia e Supercoppa italiane, non ha mai vinto uno scudetto, non ha dato continuità nelle vittorie, ma tante volte la Lazio, a maggior ragione spesso quella di Simone Inzaghi, è stata una squadra che ci ha messo i bastoni tra le ruote, tante volte. Se vogliamo parlare di un mini ciclo vincente, c'è quello dell'Inter, che ha vinto lo scudetto, ha vinto Coppa Italia e Supercoppa l'anno scorso e ha vinto Supercoppa quest'anno. Non possiamo parlare di ciclo vincente del Milan, perché l'anno scorso ha vinto lo scudetto, quest'anno è stato eliminato dalla Coppa Italia, quest'anno ha perso la finale di Supercoppa, quindi non ha dato continuità a questa vittoria.
Si potrebbe parlare eventualmente di quello del Napoli, perché quest'anno potrebbe vincere lo scudetto, probabilmente vincerà lo scudetto, potrebbe fare molto bene in Champions, e queste sono cose che vanno inserite, secondo me, all'interno del percorso, perché tante volte mi hanno detto che la finale di Champions non è un titolo, e sono d'accordo, ma fa parte del percorso di crescita di una squadra, di consapevolezza di una squadra, perché allora contano... I percorsi delle squadre in Serie A, ma non contano i percorsi della Juventus in Champions, perché la Juventus aveva più possibilità in Serie A e quindi una colpa e quindi si è obbligati a vincere. Lo sport non ci insegna questo, il calcio non ci insegna questo, se no vincerebbe sempre la squadra che sulla carta è la più forte, e per fortuna non è così. Queste sono piccole cose, tante piccole cose. Vi ho portato tre esempi di cose che sono accadute nelle ultime ore, ma che hanno sempre un solo denominatore comune: cercare di sminuire la Juventus, di quello che ha fatto la Juventus, o cercare di procurarsi delle interazioni, della visibilità attraverso la Juventus, o cercare di destabilizzare l'ambiente della Juventus. Perché la Juventus è la squadra più amata e la squadra più odiata, e sarà sempre così. Però da qui a parlare di inesattezze, di bugie, o di pubblicare informazioni e notizie a piacimento e non secondo quella che dovrebbe essere cronaca, secondo me si entra in un ambiente abbastanza brutto e oscuro, e dato che ho la libertà di poter esprimere quello che penso, lo dico senza mezzi termini, senza giri di parole. Sono fiero e orgoglioso di tifare Juventus. Quando vedo queste cose devo sottolinearle, perché è il gioco delle parti, no? Gli altri possono farlo, quindi posso farlo anch'io.